saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Senza accorgermene è venuta fuori una trilogia con oggi sul vizio, la riflessione sul vizio e l'acquisizione poi della propria scelta in merito al vizio. Vizio che naturalmente da nostro punto di vista significa ciò che si era, le proprie abitudini negative, le proprie credenze negative, i propri pregiudizi che sono sempre negativi, ma più estesamente il nostro vecchio sé. Ora la sfida che sempre di più vedete essere di fronte a noi è questa. Vuoi cambiare? Se cambi, realizzi. Se non cambi, resterai sempre quello che sei. Se cambi, se ti trasformi, se evolvi, manifesterai. Se evolvi, raggiungerai ciò che vuoi raggiungere. E ancor di più, se evolvi, realizzerai il maggior benessere. La maggiore salute, la più grande abbondanza, realizzerai la tua felicità. Proprio di questo parla Christian D. Larson. Sarà una circostanza ancora una volta casuale, sarà una coincidenza, sarà un caso di sincronicità, ma proprio mentre guardavo il documentario su Maradona, realmente proprio mentre, cioè sia negli stessi giorni sia anche mentre lo guardavo, stavo traducendo e adattando un nuovo testo molto bello, un nuovo programma di Christian D. Larson, maestro di crescita personale, classico maestro del nuovo pensiero, adattandolo nel senso che è un suo libro molto bello che ho deciso di adattare nel senso di un programma pratico. Ho aggiunto una serie di esercizi più, fra virgolette, moderni che permettono di concretamente mettere in pratica gli splendidi insegnamenti di autoevoluzione di Christian D. Larson. Infatti in origine il libro si chiama Steps in Human Progress, cioè passi nel progresso umano, e ho modificato leggermente questo titolo e l'ho reso con programma di autoevoluzione, ma il concetto è proprio questo: il passaggio da ciò che siamo adesso a ciò che possiamo essere, ciò che siamo partendo dalla nostra esistenza e ciò che possiamo diventare. E qui si gioca tutto il nostro cammino, si gioca tutto il nostro percorso, si gioca la nostra esistenza, si giocano le nostre scelte, che dipendono da noi, sono appunto scelte. Un passo necessario è proprio quello, ci dice Christian D. Larson, di superare i nostri vizi, nel senso di superare il nostro passato, nel senso di superare ciò che eravamo. Questo è il passo fondamentale. È anche il prezzo, primo e supremo prezzo da pagare per la nostra autoevoluzione. E vi leggo proprio questo passaggio ancora inedito, tratto da programma di autoevoluzione di Christian D. Larson, augurandovi che sia di grande ispirazione per voi, ne sono abbastanza certo. Dice Christian D. Larson: il primo e supremo prezzo da pagare per la tua autoevoluzione è vincere il sono come sono, cioè conquistare la tua trasformazione attraverso azioni concrete di trasformazione. In una parola, spezzare le catene dell'abitudine attraverso un concreto sforzo di cambiamento. È il primo e supremo prezzo perché costituisce lo sforzo supremo, in quanto fatto da freddo, cioè partendo da zero, senza alcuna esperienza precedente. Diventare veramente una nuova persona attraverso il superamento mentale e fisico della persona che eri. Ti invito a riflettere bene su quanto sto per dirti. Se supererai ora il tuo vecchio te stesso attraverso la vittoria sulle tue vecchie abitudini negative, tutti i passi successivi saranno in discesa e diventeranno per te naturali, per il semplice motivo che i prossimi passi riguarderanno sempre il superamento del te passato
ma avranno soltanto una differenza di grado, non di sostanza, rispetto a questo passo. Con questo passo inizi a scardinare le tue catene terrestri. Con i prossimi passi, che fanno parte naturalmente del programma di Christian D. Larson, inizi a salire le scale celesti. È a questo livello, in altri termini, che forgi i tuoi muscoli spirituali e sviluppi la forza interiore, il tuo potere personale. Naturalmente non sto parlando di tutte le abitudini. Non devi cambiare tutto di te. Devi cambiare solo quello che non funziona. Solo quello che non funziona. E quali sono le abitudini che non funzionano? E quali sono le abitudini che ti inchiodano al tuo sono come sono, al tuo vecchio sé, che ti fanno ripiombare nello stesso te stesso di ieri, nonostante i tuoi desideri di superamento e di avanzamento che ti fanno dire come sarebbe bello se potessi davvero cambiare e invece finisco sempre per fare gli stessi errori. Semplice. Sono le abitudini negative e, per essere ancora più preciso, sono i vizi. Sono i tuoi vizi quelli che vanno superati. Sono queste le abitudini corrosive e corruttrici che indeboliscono la tua anima e ti inchiodano al tuo stato di animale. Voglio essere molto chiaro in questo: o vinci i tuoi vizi o non potrai mai evolvere. Ti rendi ben conto come questo sia davvero lo sforzo più difficile di tutti? I tuoi piccoli e grandi vizi sono i tuoi padroni e ti inchiodano con le loro catene alla terra da cui vuoi librarti per innalzarti nel tuo cielo più grande. Legittimamente potresti obiettare: ma non posso mica diventare un santo, sono un essere umano, tutti abbiamo dei piccoli, perlomeno dei piccoli vizi. Ebbene, la condizione di santità è spesso usata come sinonimo di pigrizia. Si pone un modello irraggiungibile come alibi per non iniziare neppure a sforzarsi di cambiare se stessi. Ma se non cambi concretamente te stesso, come puoi pensare di riuscire a manifestare? La condizione essenziale per la tua manifestazione è la tua trasformazione. La tua trasformazione finale è il passaggio dal livello materiale al livello spirituale, e questo passaggio si ottiene attraverso il passaggio dal pensiero materiale al pensiero spirituale. Ma come puoi ottenere questa trasformazione, questo passaggio, se non ti liberi concretamente di ciò che ti inchioda al tuo vecchio te stesso? E per liberarti dalle tue catene non c'è affatto bisogno di diventare santo. E te lo dicono tutti i santi. Anche loro hanno fatto fatica a diventare ciò che sono diventati. Si sono sforzati di farlo. Sono usciti dalla loro condizione precedente. Da Sant'Agostino a Buddha, tutti lo hanno fatto. Hanno deciso di sforzarsi di spezzare le catene che li legavano al loro vecchio sé. E questo sforzo supremo li ha fatti diventare santi, ha permesso loro di trasformarsi, e dalla trasformazione hanno raggiunto la loro realizzazione. È questo lo sforzo supremo, lo sforzo di scegliere liberamente la strada che ci guida alla nostra autoevoluzione. Uscire dalla caverna, spezzare le catene. Ma questo sforzo comincia qui e ora, è sempre qui e ora. E sta soltanto in te decidere di farlo. Sei disposto a farlo? Da questa risposta dipende il tuo destino, perché non si può vivere una vita straordinaria restando una persona ordinaria. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena
di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.